Si conferma stabile la curva dei contagi in Campania con il rapporto tra infetti e tamponi all'8%, ben al di sotto della media nazionale. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono 1.060 i positivi a fronte anche di un basso numero di test effettuati. Nel report si contano altri 39 decessi che fanno superare alla Campania quota 2.000 vittime da inizio pandemia. A Napoli però la mortalità è raddoppiata rispetto ai mesi scorsi, a testimonianza della forza della seconda ondata. E altri due decessi si contano anche a Torre del Greco. Intanto si attendono i risultati dell'ispezione dei NAS al Covid Center di Ponticelli dopo le infiltrazioni d'acqua nei pressi dei locali della TAC. I carabinieri hanno acquisito foto e video con l'ASL che comunque ha assicurato che la problematica è praticamente risolta. I dati sanitari però migliorano, la Campania si appresta a fare il suo ingresso in zona gialla, quella con restrizioni al minimo. Cittadini divisi tra chi auspica un ritorno alla normalità e chi invece ritiene sia necessario tenere comunque alta la guardia. Cambiato poco rispetto alla russa, aspettiamo magari che diventiamo gialli. Così si possono avere meno restrizioni. Penso che sia la cosa migliore sia rimandare la responsabilità di ognuno. Penso che non è giusto la zona arancione. Io penso che può essere anche gialla. Sono d'accordo, anzi forse per me rossa, perché il problema c'è, esiste ed è enorme. Io personalmente sono nelle attività commerciali ed è dura vedere i visi tristi anche per il periodo di Natale. Mi auguro di poter contare sul senso di responsabilità di noi tutti, perché poi mi pare questo il dato più importante, al di là delle zone, del colore delle stesse. La zona arancione serve a controllare eventualmente gli eccessi, noi potremmo anche essere gialla, ma già fortunatamente il fatto che non siamo rossi è un fatto positivo.